che state per ascoltare è veramente accaduta. I quattro animali che me l'hanno raccontata giurano che è tutta vera. C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tanti e tanti anni. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente. Per questo il suo padrone aveva deciso di lasciarlo in un angolo della stalla ad aspettare la morte. A che serve un asino vecchio? Occupa spazio nella stalla e devo anche nutrirlo. Ne ricaverò una pelle di tamburo. La bestia, udendo queste parole, decise di scappare. Aspettò che l'uomo fosse nei campi e poi, piano piano, si allontanò dalla fattoria. Pensò l'asino strada facendo. Dopo aver faticato tanto per lui, ecco la ricompensa che ricevo. Beh, me ne andrò a Brema. Quella sì che è una bella città. Mi hanno detto che c'è anche un'ottima banda musicale. Voglio proprio chiedere al maestro di farmi suonare il trombone. Altro che portare sacchi di farina tutto il giorno. Diventerò un grande musicista. L'asino. Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle, gli rispose il cane. Il mio padrone voleva uccidermi, perché ora che sono vecchio non gli servo più. Purtroppo è vero, continuò il cane. Non sono più capace a rincorrere la selvaggina come una volta e sono così debole che non spavento più nessuno. Come farò a procurarmi da mangiare ora? Concluse il povero e triste cane. Con me, suggerì l'asino. Sai, vado a suonare il trombone nella banda municipale. Tu potrai suonare i timpani e mi darai il ritmo. Sarà sempre meglio che farsi accoppare da un padrone senza cuore, no? Permiglio alle aprizoppe, certo che vengo, rispose il cane. E credi che potrò indossare la divisa? Tutti i componenti della banda indossano la divisa, rispose l'asino.
passati neanche 10 minuti che incontrarono un gatto che miagolava sconsolato e si lamentava. «Cosa ti è successo per lamentarti in questa maniera?» gli chiese l'asino. Il gatto rispose: «Sono vecchio e soffro d'artrite. Per questo non sono più agile come una volta e devo stare al caldo. Ma vedendomi riposare vicino al caminetto, ieri il mio padrone si è infuriato. Mi ha accusato di essere un fannullone. Mi ha rimproverato di non sapere ciuffare nemmeno un topolino. E mi ha cacciato di casa, senza pietà. Pensare che l'ho servito fedelmente per tutta la vita. Ora non so proprio dove andare. Non so proprio come sbarcare il lunario», rispose il gatto. «Tutti uguali questi uomini», sospirò il cane scuotendo la testa. «Beh, noi stiamo andando a Brema per suonare nella banda della città», disse l'asino. «Se vuoi, puoi venire anche tu. Suonerai il clarinetto e così ci divertiremo insieme». «Per mille topi sbronzi», rispose il gatto. «Corsa! Il clarinetto è il mio strumento preferito!» E così il numero dei futuri suonatori di Brema era passato a 3. Quando i tre animali, passando davanti ad una fattoria, furono distratti da un gallo che strillava a più non posso. «Gallo, se urli in quel modo ci rompi i timpani», gli disse l'asino. Disse l'asino. «Hai perso qualcosa?» «Ma no!» rispose il gallo tutto agitato. «Domani è festa e nella fattoria ci saranno ospiti. Sapete che pranzetto ha intenzione di preparare la mia padrona? Gallo al forno! Gallo, capite? È l'unico gallo nei paraggi! Sono io! Oh, povero me!» Thank you.
piangere e strillare, disse l'asino al gallo. Noi siamo tre musicisti diretti a Brema per suonare nella banda municipale. Visto che hai una voce tanto potente, puoi unirti a noi se ti va. Per mille vermi grassi, mi va benissimo, esclamò il gallo. Già pensavo al calore della padella. Così, tutti e quattro gli animali si rimisero allegramente in marcia. Il gallo, appollaiato sulla schiena dell'asino, cantava a gran voce: Andiamo!